Allora, cari telespettatori, ben ritornati con noi e lo faccio con particolare gioia ed energia perché da questa settimana finalmente incominciamo un ciclo per una volta alla settimana, ogni 15 giorni, adesso vedremo con che ritmo riusciamo a tenerlo in collaborazione con Confcommercio Veneto. Ormai conoscete bene Confcommercio Veneto, abbiamo avuto più volte occasione di avere esponenti, rappresentanti, dirigenti in trasmissione, anche chi gli addetti ai lavori, perché poi Confcommercio rappresenta attività commerciali, servizi, il turismo, insomma tantissimi. Tantissime attività produttive strategiche per il nostro territorio, nella fattispecie parliamo della regione del Veneto, e con questo ciclo di appuntamenti guarderemo una sfaccettatura della nostra realtà sotto molteplici punti di vista. Perché? Perché sono, siete, perché sappiamo che moltissimi addetti ai lavori che sono anche iscritti a Confcommercio o comunque vi appartengono, ci stanno seguendo, avete un ruolo strategico nella nostra società. Senza dubbio c'è bisogno di rappresentatività, c'è bisogno di fare tante cose, c'è bisogno di sentirsi anche sostenuti da un'associazione di categoria. Abbiamo avuto più volte vostre osservazioni al riguardo ed ecco perché Confcommercio non intende assolutamente lasciare né i cittadini consumatori che fruiscono dei servizi che vengono offerti né i propri iscritti, ma anzi rendersi sempre più protagonista, più che mai in un momento di difficoltà. Con noi sarà più o meno sempre da supporter, presente Edison Mariva, ben ritornato qui con noi, Ben ritrovata. Esatto. che è consigliere delegato di Confcommercio Veneto. Allora, in ogni puntata noi avremo anche un qualcosa di particolare, ovvero andremo a vedere il nostro territorio attraverso l'aspetto enogastronomico e ci sta tutta, visto l'orario, visto la fascia oraria che stiamo affrontando. Quindi, protagonista odierna, insieme ad altre tematiche che affronteremo, perché parleremo anche di allergeni, parleremo di territorio, turismo e parleremo di attualità anche politica, ci sarà tra l'altro Enrica Miron, chef di Enrica Miron Ristorante a Conegliano. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, detto questo, partiamo subito, quindi ascoltate bene, guardate perché ci trasferiamo all'Università del Gusto di Vicenza che gentilmente ci ha ospitato, perché metteremo la nostra Enrica Miron subito ai fornelli. Vediamo. Buongiorno a tutti, come accogliervi nella marca trevigiana se non con il radicchio di Treviso, l'ortaggio principe della nostra provincia, che è stato definito anche la Ferrari degli ortaggi a livello italiano. Certo che il radicchio tardivo IGP di Treviso non è in origine, nella sua preparazione non è questo meraviglioso fiore bianco e rosso che troviamo dai nostri fruttivendoli. È un prodotto che per ottenere la sua eccellenza ha bisogno di una lavorazione complessa. Viene raccolto d'inverno e ha un aspetto che non ci aspetteremo perché è avvolto da foglie appassite e bruciate dal freddo. E infatti è una lunga operazione di pulitura, di sbianchitura che lo fa diventare il meraviglioso fiore che tutti quanti conosciamo. La ricetta che vi presento oggi è un involtino di radicchio trevigiano, una ricetta molto molto semplice che si può mutuare a casa con estrema facilità e di cui vi spiego gli ingredienti. Abbiamo utilizzato del formaggio fontina, della pancetta cruda affumicata, il nostro radicchio, il sale, del vino prosecco, il pepe e l'olio d'oliva. Procediamo a preparare il radicchio. Dovremo pulire leggermente la radice, dividerlo circa a metà, poi dipende dallo spessore del nostro radicchio, potrebbe essere necessario farlo anche per esempio in quarti. Una volta che avremo pulito la radice e operato appunto preparando i nostri spicchi, procederemo ad accorciarlo leggermente per renderlo adatto agli involtini. Chiaramente con le punte si può realizzare una splendida insalata. Accorciamo i radicchi fino a farli diventare lunghi una decina di centimetri, tutti quanti più o meno della stessa lunghezza. E appunto, come vi dicevo, non sprechiamo le punte perché possiamo utilizzarle per un'ottima insalata. Una volta che avremo ottenuto gli spicchi della dimensione opportuna, procederemo a saltarli rapidamente in padella con un goccino di olio d'oliva. È importante che la padella sia ben calda perché abbiamo bisogno di una cottura veloce che faccia evaporare l'acqua di vegetazione del radicchio
lo saliamo leggermente. Grattugiamo un po' di pepe di mulinello. E lo cuociamo a fuoco vivace. Come vi stavo raccontando prima, la magia del radicchio sta proprio nella fase di preparazione di questo vegetale. Praticamente viene raccolto, dicevamo, d'inverno e poi veniva portato un tempo in un punto caldo, che erano spesso le stalle, e probabilmente si deve alla scoperta di questo trattamento proprio al fatto che veniva ricoverato questo radicchio nelle stalle per poterne prolungare l'utilizzo. Ci si è accorti che la vita vegetativa della pianta non si interrompeva, ma bensì il cuore diventava sempre più chiaro e croccante. Nella procedura per la preparazione del radicchio, dopo questa fase cosiddetta di forzatura, il radicchio viene messo in vasche, dove viene sottoposto a un'immersione in acqua corrente continua di risorgiva a circa 12 gradi, per cui acquisisce proprio i suoi splendidi colori brillanti e la croccantezza a cui siamo abituati. Nel frattempo il nostro radicchio sta cuocendo e lo sfumiamo con un goccio di prosecco. Da qui nasce proprio la magia dell'incontro della marca trevigiana. Le colline dell'Alto Trevigiano forniscono il prosecco e invece la zona sud di Treviso lo splendido radicchio. Bene, una volta cotti gli spicchi di radicchio possiamo procedere al montaggio. Prendiamo le nostre fette di pancetta, abbiamo detto cruda e affumicata. Prendiamo gli spicchi di radicchio. Li copriamo con una fettina di fontina. E avvolgiamo il tutto. Procedendo così finché avremo finito tutti i nostri spicchi. Una volta preparati gli involtini, li sistemiamo su una placca da forno e procediamo per infornarli una decina di minuti a 180 gradi. Per il tempo che sarà necessario al formaggio di sciogliere e alla pancetta di diventare profumata e croccante. Il vino che abbiamo pensato di abbinare è il prosecco. E il motivo è il fatto che il mio ristorante si trova proprio sulla strada del prosecco, la strada del prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene nel DOCG, che è un anello concentrico che, partendo da Conegliano, si spinge verso Valdobbiadene attraverso Santo Stefano, Guia, e poi torna verso Vittorio Veneto per Rive di Cozzuolo. Rive di Cozzuolo è esattamente il millesimato che abbiamo pensato di proporvi oggi. Vigne di Sara, millesimato 2013. È un vino particolarmente fresco, dai sentori vegetali ed agrumati, che ben si accompagna a questo piatto piuttosto sensuale, ricco della morbidezza del formaggio e dei sentori caldi della pancetta affumicata, che ben si sposano con l'amaro e il croccante del radicchio. Vi invito a venire a scoprire il meraviglioso paesaggio delle colline dell'Alto Trevigiano per apprezzare, oltre che i vigneti del prosecco, tutte le attività rurali correlate alla produzione di questo splendido vino. E va detto che il nostro è un paesaggio che presenta delle tipicità veramente meravigliose, non soltanto paesaggistiche, ma anche culturali. Conegliano è la terra dell'arte, oltre che del vino, perché, come probabilmente tutti quanti sanno, è la terra del Cima e del Bellotto. E il territorio è comunque costellato, punteggiato da chiese, pievi e manufatti anche dell'epoca longobarda, che sono veramente interessanti da scoprire. Sono percorsi che cambiano veramente di qualche chilometro in qualche chilometro. Possiamo procedere a mettere nel piatto quello che abbiamo realizzato.
È un peccato che non possiate sentirne il profumo. Ecco, questo modo delizioso di gustare il radicchio. È anche un piatto che si può preparare in anticipo e quindi non porterà via tempo e attenzione ai nostri commensali, visto che potremo preparare gli involtini anche il giorno prima e poi infornarli al momento in cui è necessario servirli. Noi ovviamente vi proponiamo appunto di gustarlo accompagnato a uno splendido prosecco, come questo prosecco Vigna di Sara, millesimato Rive di Cozzuolo. E vi propongo un brindisi. Ecco qua, la magia della marca trevigiana in un incontro. Salute! E vi assicuro che era veramente squisito l'involtino, che noi ce lo siamo anche pappato, quindi complimenti alla nostra chef. Ed insomma, Riva, a lei la prima domanda. Alla nostra, una chef che però è anche una donna, una famiglia, degli impegni, una lavoratrice inserita in un contesto socioculturale, economico, non semplice. Beh, prima di tutto sinceri complimenti a Enrica, è stata bravissima. Viene voglia di andarla a trovare per gustare sicuramente quel piatto e chissà quanti altri ne fanno nel suo ristorante, ma anche per entrare in contatto con quella terra splendida che è la marca trevigiana, e soprattutto in quella zona collinare. Ho apprezzato molto il racconto del radicchio, che pochi sanno. Infatti, è vero. Perché tutti mangiamo, ma non sempre sappiamo cosa c'è dietro, l'impegno. E abbiamo apprezzato e capito che tu ti impegni molto in questa attività. Però io credo che in questa serie di trasmissioni che facciamo, noi vogliamo mostrare il volto dei nostri protagonisti, ma il volto umano, nel senso che la professione è una cosa santa, fare ristoratore oggi, Enrica, smentiscimi se sbaglio, è un impegno complicato, bisogna studiare, bisogna aggiornarsi, non lo si può fare perché non si sa cosa fare nella vita, bisogna proprio impegnarsi fino in fondo, ma bisogna impegnarsi come professionisti ma anche come cittadini. Tu sei una cittadina di questo paese, un paese un po' sfortunato, un paese che ci fa soffrire, un paese che proprio in questi giorni, sapendo anche quello che è successo a Roma, ma dopo Mose, Expo, mi viene da dire un paese che è un grande ospedale, ci sono molti malati. Tra virgolette, esattamente, sì. Cioè sono le famiglie, i lavoratori, gli imprenditori, sono i pazienti. I medici dovrebbero essere i politici, però questi non sono medici perché non ci stanno curando, sono gli untori che disperdono la peste nel tessuto. È un vero peccato. Ma in questo mercato, in questo paese difficile, tu come ti trovi come cittadina? Beh, allora, io devo dire che la mia professione è forse stata un po'... La scelta della mia professione è stata segnata dalle scelte precedenti della mia famiglia, perché io rappresento, nel mio caso sono la terza generazione, perché il nostro ristorante è stato avviato da mio nonno negli anni 30. Quindi un po' si riassume la storia di quel che si è vissuto attraverso la storia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Ma chissà quanta gente è passata sui tuoi tavoli, tantissima, passa tuttora, tantissima, vero? Tantissima, sì. E devo dire che le cose si sono fatte via via sempre più complicate. Vale a dire che oggi non basta più essere presenti nel proprio esercizio per un numero di ore assolutamente improponibile e difficilmente conciliabile con una vita in famiglia. Non basta più essere costantemente in aggiornamento per conoscere le nuove tecniche, riuscire a proporre i propri piatti in chiave più leggera, più moderna. Non basta perché l'impressione che si ha è quella che comunque la strada sia perennemente in salita, cioè siamo lasciati da soli. Che cos'è che
notate come difficoltà maggiore? Poi beh, la difficoltà maggiore sono i costi che esercitare la propria professione impone alla società dalla tassazione. Quindi tassazione è molto alta. Molto, quindi, molto quindi alta. Voi siete imprenditori sostanzialmente, quindi... Sì, esatto, non possiamo fare un lavoro esclusivamente per passione, dobbiamo conciliare la passione e la voglia di competere con i migliori sul mercato, con le possibilità che però sempre che ci col sono. Sorriso sulle labbra che hai adesso, sì, e che tu tieni con i tuoi clienti in sala. Assolutamente. E questa è un po' la dicotomia di questo Infatti. Lavoro, che è un lavoro faticoso, che spesso non ha orari, che è impegnativo perché il nostro paese è impegnativo fare impresa, però bisogna essere sorridenti, bisogna accogliere bene, e chissà che personaggi importanti ogni tanto, sono tutti importanti, i personaggi che vanno al ristorante, i clienti, ma qualcuno forse ha una storia, sono tutti importanti, qualcuno appunto porta con sé una storia. In questi giorni noi stiamo ospitando, visto che il mio ristorante è inserito in un contesto... E come si chiama? Enrica Miro, un ristorante molto originale, porta il mio nome, ma è inserito in un contesto alberghiero, si chiama Relle le Betulle, e quindi abbiamo anche l'occasione di ospitare diverse persone. In questi giorni c'è da noi Pino Daniele, che rimane per tutta la settimana perché avrà un concerto con Agliano sabato 6. E quindi sì, è un posto eclettico dove arriva un po' tutto il mondo, e soprattutto abbiamo molte relazioni con le aziende del territorio. Ecco, cosa dicono le aziende del territorio? Le aziende del territorio sono coraggiose, devo dire. Sono coraggiose. Noi siamo un'azienda di persone coraggiose che si inventano ogni giorno il loro futuro, costruiamo il nostro futuro e cerchiamo di farlo con il sorriso sulle labbra, perché alla fine tutto l'indotto, le persone che lavorano con noi, il fatto di appunto dare l'opportunità al territorio di partecipare con le nostre imprese alla vita quotidiana, non può che essere ispirato da positività, perché diversamente non riusciremo ad alzare. Bravissima. Bene, sono molto contento, bisogna pensare positivo nonostante tutto, nonostante tutti. Infatti, prima di fare l'osservazione fuori onda, com'è possibile che ci sono persone invece tanto arrabbiate, che poi scatenano anche la propria rabbia nei confronti di chi gli sta vicino, in modo anche cruento e assurdo? Devo dire che il nostro territorio al momento ancora, io non rilevo, sì, frequento un sacco di ambienti, vale a dire che a causa del lavoro che faccio, frequento i negozi, frequento gli uffici. È vero che c'è questa difficoltà costante, però vedo che, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, ripeto, si cerca ognuno nel suo piccolo di fare la propria parte e di tenere duro. Ecco, forse questa è la chiave anche di lettura, riuscire ad impegnarsi a cercare di risolvere i problemi, quindi applicarsi, perché se uno non lo fa, a quel punto pensa troppo e degenera. No, certo, ma diciamo che prevalentemente nel mondo del turismo, della ristorazione, ma anche del commercio, cioè il mondo che ha diretto contatto col cliente, e beh, all'antidoto, agli anticorpi, nel senso che capisce, come ci ha detto Enrica, che il cliente non ha colpe e quindi deve essere accolto come merita di essere accolto, con un sorriso sulla labbra, deve essere anche salutato con un bel commiato. I ristoratori mi insegnano che quando fanno i grandi rinfreschi ci sono due momenti topici della manifestazione, l'entrée, l'inizio, e il commiato finale. Ecco, dentro possono succedere tante cose, ma ciò che resta impresso nella gente è come viene accolto e come viene salutato. Ecco, questo gli operatori del commercio, del turismo, dei servizi lo sanno fare molto bene, ed è anche per questo che è un piacere lavorare con loro, rappresentarli e proporli al pubblico, perché Enrica è sicuramente un personaggio positivo e non è il solo, come vedremo nelle prossime trasmissioni, ce ne sono molti così. Assolutamente, una cosa, siccome appunto ci sono tantissimi giovani che strizzano l'occhio a questa professione, che cosa si sente di consigliare? Perché a parte una cultura, avere una cultura abbiamo dimostrato, l'ha dimostrato anche nell'intervista, quindi molto aperta a tutto quello che sono gli input che vengono dal mondo esterno e sapere conoscere le cose, quindi non basta più come una volta saper soltanto cucinare, arrabattarsi, ma bisogna avere una cultura anche enogastronomica e del territorio. Ma che cosa si sente di consigliare a chi vorrebbe iniziare questa professione, visto anche i media televisivi che fanno che sollecitano sì, in questo senso? Ma io consiglio di innanzitutto cercare di formarsi, è fondamentale partire da delle nozioni di base, e poi consiglio di prendere un aereo e viaggiare, muoversi, uscire dalla nostra realtà forse permette poi di rientrare con un'ottica diversa, anche con dei criteri, con dei principi, con delle, voglio dire, rappresentando le proprie esigenze magari con più fermezza, perché forse abbiamo anche bisogno di essere più concreti, più uniti, e di capire che non è
tutto qui, c'è qualcos'altro fuori e possiamo portare dentro qualcosa di positivo per cambiare. Tornare ecco, per arricchire. Raccolgo questo al volo, oggi è finita l'epoca del mors tua vita mea. Oggi si vince se vince l'altro anche, si vince insieme. E così bisogna che facciano. Assolutamente. Allora, siamo arrivati alla pubblicità. Io ringrazio Enrica Miron, Enrica Miron, ristorante di Conegliano. Complimenti per la sua attività e naturalmente in bocca al lupo per tutte le sfide che deve affrontare. Voi restate con noi pochi secondi, cambiamo tema e cambiamo anche ospite, quindi io vi aspetto dopo la pubblicità.